Adesso sul Beato Francisco Palao, in occasione del 30° anniversario della sua beatificazione. Ed una gioia per la nostra facoltà poter essere radunati in questa occasione. Do il benvenuto particolarmente alle nostre consorelle, suore delle congregazioni fondate da Padre Francisco Palao e ovviamente a tutti gli studenti e persone presenti. Chiesa Santa, Vergine Bella, io cerco soltanto te. Queste parole tratte dal Beato Francisco Palao sono in grado, forse mi sembra, di benissimo riassumere il proposito di questo congresso. Infatti, Padre Palao, e sarebbe la sua prima attualità, ci chiama a considerare, meglio di questo, a vivere sempre più in verità il mistero della Chiesa, il cammino ecclesiale nel mondo di oggi, in un contesto forse in cui non è sempre facile vivere questo cammino ecclesiale. Mi auspico tanto che durante questi tre pomeriggi sia possibile camminare nella Chiesa, con la Chiesa nel mondo di oggi, scoprendo sempre più il senso, il significato di questo cammino in Cristo. Infatti, la Chiesa è totalmente dedicata alla manifestazione di colui che è il Salvatore del mondo e noi come religiosi, alla scuola del Carmelo dei Santi Carmelitani, giustamente siamo chiamati in modo particolare a scoprire, a vivere, a testimoniare della salvezza in Cristo che si manifesta nella realtà concreta della Chiesa. Ora la Chiesa è tradizione vivente, cioè vissuto della salvezza in Cristo, vissuto di Cristo, un cammino che segue delle strade molto ricche, passando da diversi carismi dello Spirito Santo che sono per la Chiesa e in lei a beneficio dei nostri contemporanei, in modo particolare il carisma carmelitano, che è il carisma del vissuto intimo relazionale con il Signore condiviso, veramente condiviso con i nostri contemporanei. Secondo questo cammino, il nostro cammino, tutti insieme, vi auguro un buonissimo congresso sul Padre Francisco Palao. Grazie. Grazie soprattutto per l'invito a partecipare a questo congresso. Francisco Palao Iker, sappiamo, nasce nel 1811 e muore nel 1872, quindi la sua vita corre in parallelo con le trasformazioni che a partire dalla Rivoluzione francese accompagnarono la Spagna dall'antico regime verso l'epoca contemporanea. Possiamo indicare come estremi cronologici la rivolta antifrancese del 2 maggio 1808 a Madrid, seguita dalla fuga del re Ferdinando VII e di suo padre Carlo IV. La situazione fluida che ne scaturì diede origine alla prima Costituzione liberale, pubblicata a Cadice nel 1812, un anno dopo la nascita di Francisco. All'estremo opposto abbiamo la restaurazione della monarchia che nel 1874 pose fine a un effimero periodo repubblicano mediante un colpo di Stato militare e riportò sul trono la dinastia dei Borboni nella persona di Alfonso XII, due anni dopo la morte di Francisco, inaugurando un decennio di stabilità per il Paese. Il passaggio dall'assolutismo al regime liberale risultò complesso e faticoso,
non solo per le guerre intestine e le rivoluzioni che punteggiarono quei decenni, ma anche per il travaglio istituzionale che nel corso del secolo produsse 9 testi costituzionali ispirati soprattutto alle esperienze francesi, che si distinsero per una forte carica ideologica, un fattore che determinò la loro breve durata e indice allo stesso tempo delle forti contrapposizioni che agitavano la società. Le discussioni circa la natura della sovranità e i suoi detentori, il re, le cortes, il popolo, la separazione dei poteri, la libertà di stampa, di associazione, di confessione religiosa, il vivace dibattito sul suffragio tra i progressisti che tendevano ad estenderlo e i conservatori impegnati a limitarlo, la questione del federalismo, che ritorna in questi anni, in questi ultimi nostri anni, la forma di governo prevalentemente monarchica, ma almeno per un breve termine, nel 1873-74 repubblicana, il tentativo di mantenere uno Stato aristocratico mediante la proposta di un Senato ereditario. Questi brevi accenni sono sufficienti a dare un'idea della complessità del periodo. Io mi limiterò a toccare alcuni punti che mi sembrano maggiormente in relazione con la vita e l'attività del padre Palau. Nel corso del XIX secolo, il settore economico più importante della Spagna fu l'agricoltura, nella quale erano impiegati circa 2/3 della popolazione attiva. A partire dalla guerra d'indipendenza iniziò un periodo di espansione agricola supportato dall'aumento della popolazione, che nell'arco di un secolo quasi raddoppiò, da 10,5 milioni circa del 1800 ai 18,6 milioni circa del 1900, nonostante alcuni momenti particolarmente critici. Abbiamo la prima guerra carlista dal 1833 al 1840, la guerra del Mattiner, come conosciuta in Catalogna, la seconda guerra carlista del 46-49, le epidemie di colera che si susseguirono dal 1833 al 1885, le carestie del 1853 e 1857. L'aumento demografico andò di pari passo con la redistribuzione della popolazione, caratterizzata da una intensa urbanizzazione. Nella prima metà del secolo, Barcellona e Valencia, grazie alla precoce industrializzazione, attirarono nuovi abitanti. Lo stesso fenomeno si verificò per Madrid e Bilbao nella seconda parte del secolo. La crescita demografica produsse la rimodulazione degli spazi urbani, con la distruzione delle mura e una nuova pianificazione. La prima città ad abbattere le mura, divenute soffocanti per la vita urbana, che duravano ormai dal Medioevo, fu Barcellona nel 1854. L'anno successivo il Ministero de Fomento affidò all'ingegnere Ildefons Cerdà i Sunyer lo studio di un progetto di ampliamento della città, conosciuto come Ensanche, caratterizzato dalla struttura ortogonale delle strade, ben visibile ancora oggi. L'aumento della produzione agricola fu determinato dalla specializzazione regionale e dall'introduzione di nuovi prodotti, come la patata e il mais, oltre che dall'aumento della commercializzazione e dal miglioramento del sistema di trasporti e delle tecniche di coltivazione. Decisive furono anche le trasformazioni giuridiche che condussero a una nuova struttura della proprietà. Esse sono da inquadrare all'interno della rivoluzione borghese, tendente nel caso specifico a favorire lo sviluppo del capitalismo agrario. La nobiltà e la borghesia concordarono un sistema che garantisse una nuova struttura della proprietà e risultasse vantaggioso per entrambi i gruppi sociali. Il clero rimase ai margini, in quanto si opponeva alle trasformazioni. Quasi sempre succede così. Furono danneggiati i contadini, che perdettero i benefici derivanti dall'uso delle proprietà comuni e in molti casi furono costretti a lasciare i loro campi.
Il sistema di proprietà esistente, conosciuto come mano morta, in spagnolo amortización, comportava l'esclusione dal circuito commerciale di una grande quantità di terreni. Le misure adottate per risolvere il problema furono di natura politica, prima ancora che economica, in particolare l'abolizione del feudalesimo e la trasformazione dei diritti di giurisdizione in diritti di proprietà, sancita dalle Cortes di Cadice nel 1811 e riconfermata nel 1823 e nel 1837, e l'abolizione del maggiorascato, mediante il quale una proprietà era vincolata a una persona fisica o giuridica, allo scopo di evitare la dispersione del patrimonio nobiliare, avvenuta a più riprese a partire dal 1813. In spagnolo questo istituto si chiama mayorazgo. L'abolizione della mano morta, in spagnolo desamortización, perseguita con particolare impegno a partire dal triennio liberale 1820-1823 e culminata con le misure proposte da Juan Álvarez Mendizábal tra il 1834 e il 1836 e da Pascual Mados nel 1854, si proponeva fondamentalmente tre scopi: recuperare risorse per far fronte ai nemici del regime, le guerre, finanziare le guerre, pagare i borghesi detentori di titoli del debito pubblico, queste famiglie, questi imprenditori che avevano prestato denaro allo Stato e lo Stato non aveva i soldi per restituirli, creare un gruppo sociale interessato alla continuità del regime. Era una tecnica che fu già usata da Enrico VIII d'Inghilterra nel Cinquecento, che vendette i beni della Chiesa a persone che potessero sostenere il suo progetto. I primi ad essere venduti furono i beni di proprietà nazionale. Per quanto riguarda i beni ecclesiastici, la loro vendita fu considerata nel complesso della riforma del clero, secondo un indirizzo regalista ereditato dai governi liberali che trova le sue radici nel secolo precedente. Le vendite realizzate produssero scarsi risultati economici e non risolsero i problemi finanziari del nuovo regime. La legislazione di Mendizábal tiene conto di diversi fattori: i problemi finanziari dello Stato, la riforma del clero e la guerra carlista iniziata alla fine del 1833 dopo la morte di Ferdinando VII e combattuta tra i sostenitori di sua figlia Isabel e i partigiani di suo fratello Carlo Maria Isidro, tra i quali si trovavano importanti settori del clero. Tra le prime misure adottate vi furono la soppressione dell'Inquisizione nel 1834 e dei Gesuiti nel 1835. In seguito allo sviluppo del movimento carlista e all'inefficacia dell'esercito liberale furono prodotte ulteriori misure nel 1835 e 1836. La soppressione delle corporazioni religiose, considerate un peso economico per la nazione, e la vendita dei loro beni che furono prima nazionalizzati. Nel 1840 si cercò di nazionalizzare anche buona parte dei beni del clero secolare, ma la misura fu presto ritirata. L'introduzione di nuove terre nel circuito commerciale contribuì ad aumentare la produzione e a incrementare in parallelo le entrate fiscali. Il gran numero di terreni urbani venduti diede luogo a importanti trasformazioni nello spazio cittadino, soprattutto in città come Toledo, Burgos o Palencia, dove il clero possedeva metà degli spazi urbani. La borghesia, che disponeva dei necessari capitali, fu la principale beneficiaria di questi provvedimenti. Come risvolto negativo va segnalata la distruzione di una parte importante del patrimonio culturale, edifici, archivi e biblioteche che andarono perduti a causa dell'assenza di una efficace politica di conservazione. I primi 40 anni del secolo XIX rappresentano per la Spagna un periodo critico dal punto di vista economico che corre parallelo alla fine della monarchia assoluta. Vi concorsero le guerre esterne, l'occupazione francese tra il 1808 e il 1814,
la perdita delle colonie continentali americane e l'instabilità politica del regno di Ferdinando VII, seguita dalla prima guerra carlista. Nel ventennio successivo iniziò una lenta ripresa, nel corso della quale gli economisti calcolano una crescita media annuale dell'1% fino al 1914, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, mentre la popolazione cresceva a un tasso tra lo 0,4 e lo 0,5%. Si diede quindi una crescita economica, ancorché lenta. Come punto di riferimento va tenuto presente che il reddito medio pro capite della Spagna corrispondeva al 50% di quello britannico, era di poco inferiore a quello italiano e superiore di un 10% ai valori del Portogallo. L'industria spagnola conobbe un primo momento di crescita tra il 1831 e il 1861. Il motore dell'industria del ferro passò dall'Andalusia alle Asturie, trainato dal settore tessile, in particolare l'industria del cotone radicato in Catalogna. Con l'introduzione delle macchine a vapore avvenuta negli anni 30 si iniziò a parlare di nuova industria. La crescita economica fu favorita dal progressivo superamento dei monopoli e da un moderato aumento del libero scambio, oltre che dalla favorevole congiuntura internazionale, e venne determinata dall'afflusso di capitali stranieri, che vennero impiegati fin verso il 1870 prevalentemente nella costruzione delle ferrovie e successivamente nell'industria mineraria. Negli anni seguenti si orientarono verso la finanza, le imprese di servizi pubblici e la generazione di energia. Tuttavia ne trassero beneficio anche l'industria del carbone asturiana, l'industria tessile catalana e l'industria siderurgica basca, al punto che alla fine del secolo Vizcaya divenne il centro dell'industria pesante spagnola. Con la costruzione della rete ferroviaria nazionale, regolamentata dalla legge del 1855, si aprì un capitolo fondamentale per la situazione commerciale della penisola. Fino a quel momento il movimento delle merci era rimasto legato ai tradizionali mezzi di trasporto, un sistema che, insieme alle limitazioni proprie della geografia, aveva imposto una divisione del mercato nazionale in compartimenti più o meno stagni. Il treno, invece, apportò un cambiamento rivoluzionario in relazione ai tempi, alle distanze e ai costi del trasporto e favorì la formazione di un mercato peninsulare. Legato allo sviluppo dell'industria è il tema delle fonti energetiche individuate nel carbone delle Asturie, che risultò di difficile estrazione e costoso quanto al trasporto, il che diede origine alla ricerca di fonti alternative. In Catalogna, dove il sorgere dell'industria fu precoce rispetto alle altre regioni del paese, e nella provincia di Guipúscoa si cercò di sostituire il motore a vapore e quindi il carbone con le turbine, mosse dall'energia cinetica dell'acqua. Nel corso del secolo XIX la Catalogna fu la regione dove maggiormente si affermò la rivoluzione industriale a partire dalla trasformazione del cotone. Nel 1833 la fabbrica di Josep Bonaplata di Barcellona introdusse i primi macchinari a vapore, che furono distrutti da un incendio scoppiato nell'agosto del 1835. Ciononostante, il processo di meccanizzazione conobbe una notevole accelerazione. Intorno al 1860 la filatura del cotone era meccanizzata al 100% e la tessitura al 45%, mentre la filatura della lana nelle fabbriche di Sabadell e Tarrassa arrivava al 90%. Nel 1860 i tessuti di cotone prodotti dall'industria catalana coprivano il 90% del fabbisogno nazionale. Inoltre, nella regione era concentrato il 25% della produzione industriale nazionale. La Catalogna, in rapporto alla sua popolazione, aveva un livello di industrializzazione più che doppio rispetto alla media nazionale. Il cambiamento della struttura della proprietà agraria e la incipiente industrializzazione provocarono la nascita della classe operaia.
La vendita massiccia di terreni, che finirono nelle mani di pochi proprietari, ebbe come effetto il progressivo impoverimento della campagna e l'impossibilità di rinnovare le tecniche di coltivazione. La moltiplicazione dei braccianti e di affittuari, immersi nella miseria e sfruttati dai proprietari terrieri, diede origine alle rivolte dei contadini, sempre più frequenti a partire dalla metà del secolo, duramente represse dai governi. In Spagna la coscienza di classe si manifestò a partire dalla metà del XIX secolo, in particolare tra la popolazione operaia di Barcellona. Nel periodo intercorrente tra le due rivoluzioni del 1854 e del 1868 avvenne il passaggio dal socialismo utopico al socialismo militante. Anselmo Lorenzo, uno dei protagonisti del primo anarchismo spagnolo, si ispirava al socialismo utopico di Charles Fourier e di Étienne Cabet, le cui opere circolavano in traduzione spagnola. Giornali come El Eco del Comercio e La Atracción di Madrid, El Nacional di Cádiz o La Fraternidad di Barcelona propagavano le idee dei due francesi. Nel 1854 a Barcellona fu fondata la prima vera associazione sindacale, la Union de Classes, ispirata a Pierre-Joseph Proudhon, che sosteneva l'idea dello Stato come federazione di gruppi, il mutualismo come base dei rapporti sociali all'interno di una società anarchica fondata su liberi accordi tra i lavoratori. L'associazione costituì uno dei momenti decisivi nello sviluppo del movimento operaio e fu fortemente ostacolata dai governi di ispirazione borghese. Ciò non impedì il proliferare di associazioni operaie che divennero la modalità comune di espressione del movimento. Nel 1868, grazie all'opera dell'ingegnere italiano Giuseppe Fanelli, discepolo di Mikhail Bakunin, in concomitanza con il clima di libertà e di cambiamento sociale apportato dalla Rivoluzione di settembre, nacque la sezione spagnola della Associazione Internazionale dei Lavoratori, composta da 22 membri. L'Internazionale, come era conosciuta, fu fondata a Londra nel 1864. Al secondo congresso celebrato a Losanna nel 1867, gli operai di Barcellona inviarono un messaggio di adesione. Al congresso di Bruxelles del 1868 partecipò per la prima volta una delegazione spagnola e nel maggio del 1869 si costituì a Barcellona il gruppo della sezione spagnola dell'Internazionale, sostanzialmente il movimento comunista che fa capo a Marx e Engels, che si diffonde pian pianino in Europa. Il primo congresso operaio nazionale fu inaugurato il 19 giugno 1870 a Barcellona, dove fu costituita la Federazione Regionale Spagnola della Associazione Internazionale dei Lavoratori, che rappresentava circa 40.000 operai e aveva come organo di stampa il periodico La Solidaridad. Il rapido sviluppo del movimento anarchico in Spagna, in confronto con i paesi vicini, si può far risalire al particolare ambiente della penisola, in cui coesistevano ideologie capitaliste relativamente avanzate, assieme a usanze di tipo feudale nelle zone rurali, che rispondevano alle teorie di Bakunin. Bakunin era russo, quindi era abituato a un sistema feudale. Mentre il rapido processo di secolarizzazione permise all'anarchismo, inteso come fede e speranza nell'avvenire, di sostituire la religione e gli insegnamenti della Chiesa presso una parte della classe operaia. La Chiesa spagnola rispose con lentezza ai problemi posti dalla industrializzazione, occupata piuttosto nella polemica con il sistema politico liberale e le difficoltà causate dagli scontri con i diversi governi. In un primo momento rimase legata alle antiche strutture corporative. Ad esempio, a Barcellona esisteva la Sociedad de Tejedores de Algodón, i tessitori di cotone, che celebrava solennemente la festa del suo patrono San Pancrazio e aveva tra i suoi scopi l'assistenza religiosa ai membri.
Presto però sorsero iniziative più specifiche come la Escuela de la Virtud di Francisco Palau, che elaborò un programma di istruzione religiosa per adulti, quindi una modalità molto diversa da quella della Internazionale. Più tardi, nel 1865, il giovane gesuita Antonio Vicente fondò a Manresa un circolo de obreros che ebbe vita breve, poiché 3 anni dopo i gesuiti furono espulsi dalla Spagna. Ogni volta che cambiava governo i gesuiti venivano cacciati via, fino agli anni 30 del XX secolo. Ancora nel 1867 fu creata a Madrid la Asociación de Artesanos Jóvenes. L'associazionismo cattolico fu favorito dalle leggi del mese di novembre del 1868 dal governo della Gloriosa Rivoluzione, che sancivano il diritto di associazione. L'Associación de Católicos, nata subito dopo, volle essere apolitica e indipendente dalla gerarchia ecclesiastica. In generale, comunque, le associazioni cattoliche ebbero un orizzonte più vasto e si dedicarono piuttosto alle attività di promozione sociale e alla diffusione del pensiero cristiano. Durante l'Antico Regime, ovvero fino alla Rivoluzione Francese, la Chiesa era parte integrante della vita sociale e sorreggeva con le sue istituzioni il tessuto della nazione. È sufficiente pensare che il sistema educativo, il sistema assistenziale e l'anagrafe facevano capo alle istituzioni ecclesiastiche. D'altra parte, il regalismo che si era imposto nel corso del XVIII secolo aveva significato un costante intervento del sovrano nell'organizzazione ecclesiastica sancito dal concordato del 1753. La Rivoluzione Francese e la successiva invasione napoleonica incisero sull'atteggiamento degli ecclesiastici. La guerra d'indipendenza assunse talvolta i connotati di guerra santa, in difesa della religione, del re e della patria. Por Dios, por la patria, il re murieron nuestros padres. La partecipazione del clero alla sollevazione fu una caratteristica saliente di quella guerra, attuata tanto con l'impegno dei beni ecclesiastici quanto personalmente. Vi furono battaglioni composti esclusivamente da ecclesiastici, come i Domenicani di Malaga, i Carmelitani di Logroño, i Francescani di Burgos. Il loro contributo, più che nell'uso delle armi, è da individuare nella direzione spirituale del movimento insurrezionale: inculcare un'ideologia, sostenere gli animi, indicare la ragione del proprio sacrificio, era quanto di più importante potessero apportare i religiosi. Fu elaborata, specialmente nei sermoni, una vera e propria teologia della guerra, spesso presentata come castigo ed espiazione dei peccati, tra i quali uno dei più gravi era ritenuto l'adesione allo spirito rivoluzionario. Di fronte agli abusi e ai sacrilegi compiuti dai francesi, la guerra era presentata come giusta, in difesa della nazione insultata e perseguitata. I predicatori fecero ricorso alle guerre combattute dal popolo di Israele e alle vittorie concesse dal Signore degli eserciti, come pure alle gesta eroiche degli antichi condottieri nazionali, quali il Cid e Pelayo. La retorica e le argomentazioni elaborate costituirono un armamentario retorico più volte utilizzato in altre circostanze analoghe. Da questo ambiente emerse la figura del prete guerrigliero, destinata a riprodursi nel periodo delle guerre carliste e a rendersi presente nei conflitti che si ripresentarono lungo tutto il secolo. La Costituzione del 1812, promulgata dalle Cortes di Cadice, in cui i deputati ecclesiastici erano quasi un centinaio su 150, quindi quasi 2/3, nel suo articolo 12 riconobbe alla religione cattolica un posto fondamentale nella vita della nazione. La confessionalità dello Stato era sostenuta tanto dagli assolutisti quanto dai liberali e trovò posto anche nei testi costituzionali del 1837 e del 1845. Tuttavia, sussistevano interpretazioni divergenti.
Per gli assolutisti l'unione del trono e dell'altare, un modo di dire che viene in voga proprio nei primi decenni dell'Ottocento, doveva essere indissolubile e ogni attentato alla sovranità del monarca era considerato un'offesa all'ordine stabilito per autorità divina. I liberali, in parte eredi del regalismo impostosi nel secolo precedente, sostenevano l'idea di una Chiesa nazionale, nel senso che lo Stato doveva proteggere la Chiesa e inglobarla nelle sue istituzioni. Nel maggio del 1820 fu emanato un decreto che ordinava ai vescovi di scrivere lettere pastorali a favore della Costituzione e di farle leggere e spiegare nel corso delle riunioni parrocchiali. In una società che era fondamentalmente analfabeta, quindi non esistevano i giornali, o meglio esistevano ma erano letti da pochissime persone, le parrocchie erano il miglior modo di fare propaganda, in questo caso per il governo. Tuttavia, dopo un primo momento di accettazione da parte di un settore consistente dell'episcopato e del clero urbano, i provvedimenti tendenti ad aggredire l'autonomia amministrativa della Chiesa e il suo patrimonio produssero un distanziamento. Nel corso del triennio liberale furono effettuati tentativi per organizzare la Chiesa in Spagna secondo lo schema della Costituzione civile del clero emanata dalla Francia rivoluzionaria, che prevedevano la ristrutturazione della gerarchia, la ridefinizione dei confini diocesani e parrocchiali, i compensi al clero, la regolamentazione dei seminari e l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. I due progetti presentati, l'uno più rispettoso della situazione vigente e l'altro più radicale, ispirarono altre proposte avanzate nei decenni successivi. Tali provvedimenti provocarono nel clero e in vasti settori dell'episcopato un avvicinamento a posizioni fortemente antiliberali e la richiesta al re di una politica maggiormente conservatrice. Poiché invece Ferdinando VII mostrò una certa tolleranza verso i liberali, i settori più conservatori del clero si rivolsero a suo fratello Carlos Maria Isidro, che meglio rappresentava le loro istanze, e da qui nacque appunto il carlismo. Nelle Cortes di Cadice, il clero di tendenza liberale poté giocare un ruolo importante nell'orientamento della società e della Chiesa. Tuttavia, i provvedimenti anticlericali del triennio liberale e ancor più le leggi contro la proprietà ecclesiastica promulgate da Juan Álvarez Mendizábal spinsero buona parte del clero verso posizioni conservatrici, come abbiamo visto. Nacque l'ultramontanismo, seguendo un procedimento analogo a quanto stava accadendo in Francia, nel senso che gli ecclesiastici, un tempo abituati a fare quasi esclusivo riferimento a un sovrano amico, il capo della Chiesa non era il Papa, era il re di ciascuno Stato, di Francia, Spagna, eccetera, si trovarono in difficoltà di fronte alle leggi promulgate da governi impegnati a ridimensionare il peso sociale della Chiesa e a sottrarle i mezzi di sussistenza. Quando Pio IX nel 1864 pubblicò il sillabo che condannava i principali errori moderni e tra essi il liberalismo, il Papa divenne un punto di riferimento per una Chiesa disorientata che aveva perduto i suoi tradizionali punti di ancoraggio. Alcuni anni prima, il 16 marzo 1851, fu firmato il concordato tra il Regno di Spagna e la Santa Sede che mise fine a una ventina di anni di contrasti. L'accordo confermò la prassi regalista in vigore dal concordato del 1753, che contemplava l'intervento diretto del governo nella nomina dei vescovi e nella provvisione di canonicati e di parrocchie. Erano inoltre riconosciuti come irreversibili gli effetti delle leggi contro il patrimonio ecclesiastico, quindi il clero spagnolo non fu molto contento del concordato, soprattutto i religiosi, in quanto la Santa Sede rinunciava a rivendicare i beni già venduti. La Chiesa ottenne in cambio il libero esercizio della giurisdizione ecclesiastica, una dotazione economica per il culto e la possibilità di sussistenza per alcune congregazioni religiose dedicate all'insegnamento e all'assistenza.
Nel mondo cattolico la svolta conservatrice fu sostenuta da una forte corrente apologetica, tra i cui principali esponenti è da includere Juan Donoso Cortés, morto nel 1853. Inizialmente cattolico liberale, in seguito alla rivoluzione del 1848 ebbe un rifiuto totale del liberalismo e sostenne la superiorità della fede e delle realtà soprannaturali sulla ragione. Riteneva che il cattolicesimo e la filosofia fossero opposti, come civiltà antagoniste, secondo lo schema agostiniano della città di Dio e della città terrena. La sua sfiducia nella ragione umana lo condusse ad avvicinarsi al tradizionalismo filosofico di Louis de Bonal e a sostenere che l'intelletto umano, a causa della sua debolezza, non poteva scoprire la verità, ma solo accettarla quando un'autorità infallibile gliela metteva davanti. In politica si opponeva alla democrazia e al parlamentarismo, che del resto sarebbero stati condannati dal sillabo nel 1864. La realtà umana poteva essere illuminata solo a partire dalle realtà soprannaturali. La conoscenza del soprannaturale è il fondamento di tutte le scienze, in particolare della politica e della morale. È impossibile intendere l'uomo senza la grazia e la società senza la provvidenza. Donoso si mostra pessimista nei riguardi della libertà umana, alla quale concede uno spazio molto ristretto. Considera che la tecnica, la democrazia e la centralizzazione sono i segni più evidenti di una epoca che ha abbandonato Dio e che ha volto le spalle alle genuine tradizioni di origine divino che avevano plasmato la convivenza della società umana. Con la Costituzione Dei Filius, il Concilio Vaticano I si pronunciò contro il tradizionalismo. Non solo, al Concilio furono presenti le principali preoccupazioni ideologiche del secolo, i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, i rapporti tra la ragione e la fede. I vescovi spagnoli, sollecitati nel 1865 ad esprimere le loro preoccupazioni, risposero indicando i principali temi da poco esposti nel sillabo, in particolare il panteismo, il razionalismo, il comunismo e il socialismo, l'ateismo, il materialismo e l'indifferentismo. La loro preoccupazione unanime riguardava i pericoli insiti nella tolleranza religiosa che i regimi liberali avevano introdotto nella legislazione nazionale. Solo uno dei vescovi consultati, il cardinale Fernando de la Puente, arcivescovo di Burgos, propose di definire l'infallibilità del Romano Pontefice quando si pronuncia ex cathedra in materia di fede e di morale. Chiese inoltre che si discutesse sulla supremazia della Chiesa sull'ordine temporale e del primato di giurisdizione del vescovo di Roma sui vescovi dell'orbe cattolico. Grazie. Chiaramente le proposte miravano ad affermare l'autorità della Chiesa contro le ingerenze dello Stato. La convocazione del Concilio trovò un'ottima accoglienza presso i tradizionalisti, che espressero la loro approvazione attraverso gli organi di stampa e con manifestazioni pubbliche. Per contro, i liberali si mostrarono preoccupati e chiesero al governo garanzie affinché i principi del sillabo non si imponessero come legge nelle nazioni cattoliche. Durante lo svolgimento del Concilio, la questione che interessò maggiormente i vescovi spagnoli fu il tema dell'infallibilità pontificia. È da ricordare l'intervento di Miguel Payá il Ricco, vescovo di Cuenca, che concluse le discussioni sul testo che sarebbe stato approvato il 18 luglio 1870 e avrebbe definito l'infallibilità pontificia e il primato del vescovo di Roma. Dalla minoranza antinfallibilista e in generale dai vescovi dell'Europa centrale
I vescovi spagnoli furono accusati di essere romanisti ad oltranza. Tale atteggiamento risulta comprensibile se si pensa che dal 1833 la Chiesa di Spagna aveva perduto il suo tradizionale rapporto con la monarchia, si era ripetutamente scontrata con i governi liberali ed era in cerca di riferimenti stabili. Nel Papa i vescovi trovarono un principio sicuro di autorità centralizzata e forte, necessaria per combattere i nemici della religione. La Costituzione Pastor Eternus del Concilio Vaticano I riaffermò, contro l'episcopalismo di matrice settecentesca, una concezione verticistica della Chiesa, in certo qual modo isolando il Papa dal complesso dell'Episcopato. La dottrina della Chiesa come Societas Perfecta, elaborata a partire dalle discussioni di quel periodo, è stata insegnata fino alle soglie del Concilio Vaticano II. E ha inteso definire i tratti di una Chiesa che i regimi liberali avrebbero voluto inconsistente. Mediante la proclamazione solenne dell'infallibilità pontificia del primato del Papa su tutta la Chiesa, il Concilio portò alle ultime conseguenze una dottrina classica che si era resa presente a partire dal secolo XV con le discussioni sul conciliarismo ed era stata sostenuta da uomini del peso di Juan de Torquemada, Francisco Suarez e Roberto Bellarmino. Tuttavia, un'altra interpretazione si stava facendo strada. Il teologo tedesco Johann Adam Müller, morto nel 1835, sotto l'influsso della religiosità e dello storicismo romantico, in polemica con l'illuminismo e la scuola hegeliana, aveva elaborato un concetto di tradizione come sviluppo organico del dogma attraverso la storia e un concetto di Chiesa intesa come corpo mistico. Nelle sue opere volle dimostrare che nel corso della storia Cristo continua a operare nel corpo mistico della Chiesa attraverso l'influsso dell'azione santificante dello Spirito Santo e che in forza di questa unità e continuità interiore si opera all'esterno della Chiesa un'unità nel magistero, nel culto e nella gerarchia. A lui fecero riferimento diversi teologi della scuola romana che furono particolarmente attivi negli anni del Concilio Vaticano I. Francisco Palau, distaccandosi dalla scuola spagnola, legata alle formulazioni ecclesiologiche della seconda scolastica, si avvicina piuttosto alle intuizioni di Müller, che aprirono la strada alla ecclesiologia affermatasi al Concilio Vaticano II. E concludo. Questi sono alcuni aspetti del tempo in cui visse Padre Palau. Coscientemente egli si collocò nell'ambito dei tradizionalisti e lottò per tutta la sua vita, segnata da una precoce esclaustrazione, contro il regime liberale, responsabile, secondo lui, di voler distruggere la monarchia e la religione, ovvero l'identità più profonda della Spagna. In un articolo apparso sul periodico da lui pubblicato, El Ermitaño, il 13 maggio 1869, a commento dell'apertura del canale di Suez, un fatto esaltato in quel momento come uno dei massimi risultati della tecnica che univa l'Asia e il Mediterraneo in modo immediato, facilitando le comunicazioni e gli scambi, così scriveva. Finché le distanze locali e territoriali ci hanno tenuti isolati e separati, la luce e le tenebre, la notte e il giorno, la verità e l'errore, ovviamente la verità eravamo noi, l'errore tutti gli altri, Dio e il diavolo si mantenevano ciascuno nei territori e nei paesi che avevano conquistato. Tuttavia, azzerate le distanze mediante i fili elettrici, il telegrafo, ferrovie, vapori e canali, riunite tutte le nazioni in una sola, la conseguenza è stata lo scontro. Scontro in religione, scontro in politica,
guerra universale nel mondo ideale a causa dell'avvicinamento dei 1000 programmi sui quali ci dividiamo secondo le teorie. Questa lotta di idee produce il caos, la confusione, la dissoluzione dei principi, l'anarchia, una dissoluzione completa. In questa lotta universale prodotta dall'avvicinamento delle nazioni deve prevalere l'errore, le tenebre, l'impietà e la cattiveria, perché lo spirito del male è insito nella massa dei popoli. La virtù è una cosa rara e non si trova se non in un piccolo numero. È un pessimismo radicale, ampiamente condiviso negli ambienti ecclesiastici del suo tempo, non solo in Spagna, proprio di una generazione che non riusciva a staccarsi da un passato ormai morto. Allo stesso tempo troviamo in lui un desiderio sincero di dedicarsi a un prossimo sofferente e l'adesione all'idea di una chiesa corpo mistico che cominciava a profilarsi e si sarebbe affermata nel futuro. Francisco Palau, profeta di Dio, come è stato definito in tempi recenti, ma non privo di contraddizioni. Grazie.